Buonasera amici di Nova News 24, mi collo in corvaia sull'orlo della squalifica. In questi giorni un ex Geffina ha fatto proprio luce sulla trasgressione del regolamento da parte di Nicolò Incorvaia, ma vediamo cos'è successo. L'ultima puntata del Grande Fratello VIP ha visto uscire Dana Saber, fresca di uscita, ha massacrato i suoi ex coinquilini e tra le tante cose ha accusato anche Nicolò di aver tenuto in mano due carte durante il momento delle nomination nella stanza Super LED. Ragazzi, ho letto che mi volevano squalificare, ha detto da però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all'ultimo momento è legittimo. Chi mi stava antipatico tra i vipponi, oddio ragazzi, farei prima a darvi chi erano i pochi che mi stavano simpatici. Anche su Twitter i telespettatori hanno avuto i commenti più bizzarri. Il video è stato pubblicato da Dana Saber ed ha avuto tantissime visualizzazioni. Comunque sì, dai, la Incorvaia è stata beccata, meglio tenere due carte in mano, così in base a quello che votano gli altri si può scegliere. Dana avrà anche sbagliato e non può non piacervi, però ha ragione. Altri commenti: in questo video si vede chiaramente che ha due carte in mano e le tiene una sopra l'altro, non mi sembra che sia sbagliata la cosa, ma solo io non mi ero accorta che la Incorvaia faceva imbrogli durante la nomination. Amici di Nova News 24, questi ovviamente sono i commenti su Twitter. Comunque sembrerebbe essere successo davvero ed è stata davvero una cosa di quelle che Alfonso Signorini sicuramente non farà passare inosservato durante la prossima puntata. Intanto amici di Nova News 24, ci sono stati tantissime squalifiche quest'anno e nomination lampo, ma intanto questa sembrerebbe essere comunque una di quelle cose per cui la squalifica potrebbe arrivare. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.